Allora, siamo con Advantech, quindi con Alberto e Sandro, vi lascio la parola. Perfetto. Grazie, grazie. Buon pomeriggio a tutti, mi presento, sono Alberto Sormani, direttore vendite di Advantech. Advantech è una società di distribuzione nata ormai 10 anni fa, distributore a valore aggiunto di prodotti di telecomunicazioni. Oggi, in questi 10 minuti che gentilmente Asso Provider ci mette a disposizione, vorremmo fare una presentazione sintetica dei prodotti in ponte radio licenziati di SIAE Microelettronica. Perché questa presentazione? Perché, come buona parte di voi sanno, dal 24 dicembre del 2021 si sono abbassati notevolmente i canoni di concessione ministeriale. La riduzione è stata importante e la potete appunto vedere in questa slide, in questa tabella, dove suddivise per larghezza di canale o gamma di frequenza, vedete in giallo il costo del canone ministeriale che c'era in precedenza e in azzurro quello attuale, quindi con riduzioni importanti che vanno fino ad arrivare a punte del 70%. Alberto, mi permetto di interromperti un attimo. Battaglia epocale di Asso Provider quasi in solitudine. Direi che l'hanno vinta grazie a noi, ma abbiamo fatto ricorsi, cose parlamentari. Abbiamo fatto, c'è persino due podcast sul nostro canale. Perfetto, perfetto, perfetto. E quindi prendendo spunto dall'ottimo risultato ottenuto da Asso Provider, vi facciamo una velocissima presentazione dei prodotti di SIAE Microelettronica. SIAE Microelettronica, che buona parte di voi conoscono, è un'azienda totalmente italiana che sviluppa e produce in Italia prodotti in ponte radio punto a punto in gamma licenziata. I prodotti di cui parleremo in questa presentazione si dividono sostanzialmente in due filosofie, una filosofia full outdoor e una filosofia split mount. Filosofia full outdoor avremo la soluzione single carrier, la soluzione dual carrier, la soluzione E-band 80 GHz con le caratteristiche che vedete rappresentate in questa slide e poi la soluzione multi carrier split mount, ossia composta da una parte radio in esterno e una parte di banda base in indoor. Detto ciò, passo la parola al collega Sandro Cavalieri Foschini che vi fornirà qualche dettaglio in più su queste tipologie di prodotti. Perfetto, grazie Alberto e buon pomeriggio a tutti i soci, Asso Provider e non soci che sono collegati. Allora, provo partendo a bomba. La prima famiglia che vediamo è quella storica Alpho Plus, che è il super collaudato ponte radio full outdoor e full IP, che è disponibile nelle frequenze licenziate da 6 a 42 GHz. La capacità massima, che dipende dai numerosi step di modulazione supportati, arriva a 460 Mbit full duplex. L'Alpho Plus in vero è disponibile in due versioni, con interfacce gigabit elettriche oppure gigabit ottiche. In quest'ultima, oltre alla porta singola RJ45 RAM, si aggiunge un'interfaccia SFP per la fibra ottica. Tutte queste interfacce si possono utilizzare sia per il traffico che per la gestione, quindi in band o out of band. L'Alpho Plus può essere alimentato direttamente dal POI Plus oppure con una porta ausiliaria dedicata da una tensione 48 volti continua. L'ODU può essere facilmente installata e anche configurata perché ha delle dimensioni piuttosto ridotte, ha un ampio range di temperature, diciamo, esteso, non supportate e non da ultimo facilita anche l'orientamento dell'antenna. Va inoltre sottolineato anche il basso consumo dell'apparato che in configurazione classica, quindi singolo link 1 più 0, come si suol dire, assicura un assorbimento massimo di al più 35 W, che è quindi molto energy efficient. L'Alpho Plus quindi caratterizzato, per concludere, da un ottimo rapporto prezzo-prestazione, quindi rendendolo imbattibile per il trasporto di banda, diciamo, fino a 1 gigabit aggregato. Prossima slide. Alberto, riesci a metterla? Perfetto. Alpha Plus 2. Quindi vi serve più banda? Quindi bisogna superare il gigabit aggregato? Bene. Abbiamo il fratello maggiore, l'Alpha Plus 2,
che è la versione dual carrier, che introduce in realtà tre funzionalità aggiuntive molto importanti. Innanzitutto è un apparato a doppia polarizzazione. Doppia polarizzazione quindi permette di utilizzare i canali radio in X-Peak, raddoppiando il throughput a parità del canale radio utilizzato. Abbiamo poi due step di modulazione aggiuntivi, arrivando fino alla 4096 QM. Abbiamo poi supporto a canali di larghezza maggiore, che consentono quindi un throughput fino a 2 gigabit full duplex, 4 aggregati. Per inciso, i canali larghi come 112 MHz, che permettono appunto di portare un gigabit aggiuntivo rispetto a quello classico del 56, in verità non sono concessi su tutte le frequenze per una questione normativa. Terza caratteristica di Apple Plus, aumenta il numero di interfacce, qui abbiamo elettriche, ottiche e anche ottiche 10 gigabit. Tutti gli Apple Plus sono caratterizzati da un sistema operativo SMOS, Semi-Microelectronic Operating System, che può essere configurato in modalità punto-punto oppure anche in topologia d'anello, e quindi fornisce scalabilità, affidabilità e, non da ultimo, mi preme sottolineare anche delle ottime policy di quality of service. Infatti, tutte le soluzioni SI e tutti gli ALFI permettono di gestire i pacchetti in ingresso in base a diversi livelli di priorità, che siano priorità di livello 2, di livello 3, oppure anche entrambe. Sulla base del criterio scelto e del valore di priorità del pacchetto, questo pacchetto è infatti associato, diciamo, a una coda di uscita sulla porta, porta che può essere o quella ottica oppure quella radio. Ciascuna porta poi ha 8 code interne di uscita, verso le quali possono essere gestiti fino a 8 classi di priorità di traffico. Queste 8 classi di priorità di traffico possono essere configurate dall'utente in base alle proprie esigenze, quindi il traffico best effort a quello in real time, quindi vi permette di costruire effettivamente una dorsale ad alta capacità, in cui però questa capacità viene suddivisa in maniera gerarchica a seconda appunto delle caratteristiche del vostro traffico, quello che deve passare in real time rispetto a quello che può essere inviato, diciamo, in best effort. Quindi, per concludere, la Apple Plus 2 è caratterizzato anche lui da un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è quindi l'apparato principe, ottimale, no? Per trasporti ad alta capacità, usufruendo appunto di nuovi canoni, quelli che ha citato prima Alberto, che sono ribassati appunto per link in configurazione a doppia polarizzazione, quindi quella supportata da Apple Plus. Prossima slide, chiedo ad Alberto se può sempre, purtroppo non ho il comando, perfetto. Apple Plus 80 HDX, vi serve ancora più banda? Bene. In tal caso bisogna uscire dalla classica microonda e passare all'E-band. L'E-band è la frequenza, sempre licenziata, 80 GHz, che sulle brevi distanze riesce a trasportare un throughput fino a 20 gigabit di traffico full duplex. Quindi 20 gigabit full duplex. Il protagonista di queste capacità è la Apple Plus 80 HDX, che ovviamente è dotato di interfacce fibra 10 giga per utile appunto, per così dire, scaricare a terra tutta la capacità che riesce a erogare lato radio. Su frequenze così elevate, quindi 80 giga, sono sempre fondamentali in realtà due caratteristiche tecniche. Il primo è l'alto system gain, quindi dato dall'elevata potenza trasmissiva della Apple Plus HDX, e la seconda è il suo ATPC, quindi Automatic Transmission Power Control, quindi una regolazione adattativa della potenza trasmissiva che la regola selettivamente quando le condizioni meteo si fanno perse, ad esempio con le piogge, quindi questo per riuscire a stare dietro, lasciatemi dire, al fading dovuto a maltempo. Inoltre, su tutti gli ALFI c'è una funzionalità che si chiama Enhanced Packet Processing, in cui l'ODU in grado di ottimizzare ulteriormente che cosa? La dimensione dei pacchetti trasmessi via radio, quindi tramite dei processi di packet compression che interessano appunto tutti gli header dei pacchetti, quindi gli header di livello 2, livello 3, livello 4 oppure anche quelli MPLS.
Vuoto prepieno guadagno di throughput ottenibile da questo packet compression, questa compressione dei pacchetti, va dal 3 fino al 200% secondo il carico utile, secondo i protocolli interessati, secondo la dimensione del pacchetto. Quindi tipicamente più un pacchetto è piccolo, come ad esempio i pacchetti VoIP, più si riesce a ottenere una packet compression maggiore, perché il rapporto fra, diciamo, il payload dei pacchetti, l'overhead, essendo pacchetti, ad esempio quelli VoIP, molto piccoli, è molto propizio appunto a questi algoritmi di compressione. Prossima slide. Multiband. Ok, andando proprio a tavoletta, che cos'è il multiband? Abbiamo visto che la soluzione a 80 GHz riesce a trasportare delle bande veramente notevoli, quindi in ordine di 10-20 gigabit, ma sull'e-band ovviamente le distanze in gioco, quindi la lunghezza del link, non possono essere elevate, altrimenti si va diciamo a inficiare notevolmente l'affidabilità, ok, la disponibilità statistica del link, come dicevamo, durante le piogge, durante il maltempo. Per questo esiste la possibilità di fare dei link con una soluzione multiband. Che cos'è? Come si vede in foto, si va ad affiancare al link ad 80 GHz un'altra radio su frequenza microonda classica, come ad esempio un 18, un 23 o qualunque altra frequenza tipica degli Alpha o degli Alpha Plus, che abbiamo due che abbiamo visto prima. Cosa significa? Che in condizioni operative normali la banda trasportata è data dalla somma dei due link, quindi in parallelo di entrambe le radio. In caso di maltempo, quando l'80 GHz inizia a soffrire, no? La tratta rimane comunque operativa, anche se ovviamente a capacità ridotta, grazie alla microonda, che la sostiene sempre. La cosa importante che mi preme da far notare è che la parabola utilizzata è solo una, ok? Quindi, come vedete in foto, una sola parabola alla quale vincolo entrambe le radio, la E-band e la microonda. Così ovviamente vado a ottimizzare lo spazio sui tralicci e quindi anche l'eventuale canone di affitto per antenna, no? Che tipicamente le postazioni hanno. L'altra cosa anche molto molto importante è che la link aggregation fra le due radio, quindi fra l'80 e la microonda, è fatta direttamente e internamente dall'unità 80 GHz, quindi l'HDX. Ed è un'aggregazione proprio fatta a livello 1, con un protocollo proprietario CI, quindi un'aggregazione estremamente efficiente. Per capirci, molto più efficiente di quella che si potrebbe essere fatta, ad esempio, con un classico switch messo a valle tra due radio che compongono una tratta in parallelo. Bene, spero che appunto la soluzione multiband che ho proprio semplicemente abbozzato, però essendo molto interessante che ha sicuramente molte applicazioni, per qualunque cosa appunto possiamo sentirci poi in seguito con i contatti che vi daremo dopo. Prossima slide. Bene, Faini. Faini, introduciamo un ultimo prodotto che va un po' corollario col programma SIAE. E quindi Faini è un noto produttore di antenne, sempre italiano. Faini è anche socio suo provider. Advantech distribuisce in esclusiva le parabole Uni come universali. Quindi sono tutte parabole tipo high performance, che sono meccanicamente robuste anche a livello radioelettrico, e hanno un illuminatore a polverizzazione circolare, quindi si possono utilizzare per gli apparati sia singola che doppia polverizzazione di XP, quindi sia Alpha Plus che Alpha Plus 2, ma la particolarità, come vedete bene qua nella slide, le antenne Uni, è che permettono non solo l'installazione da rack mount con i prodotti CI che abbiamo visto prima, ma semplicemente cambiando la minuteria dell'attacco dell'antenna è possibile montare in direct mount anche antenne di altri produttori come Seragon Networks e Intracom Telecom. Quindi qual è la potenza di queste antenne? Una volta che ho montato in postazione la parabola e l'ho allineata, è possibile in futuro mantenerle installate e cambiare le radio preservando l'investimento. Investimento che voi mi insegnate non è solo il costo economico dell'antenna, ma anche il tempo, perché tempo è denaro, e la fatica di installazione, soprattutto per le parabole che sono magari diametri importanti. Vedo che
appare Antonella in pop-up, che è una telemetista inossidabile, quindi passo la parola nuovamente. Ho una domanda. Le conclusioni, ok? Sì. Sandro, c'è una domanda. Buonasera, quanta distanza reale riesce a coprire con antenne da 60 centimetri? Intendo l'80 HDX, grazie. Da Gianzo. Allora, l'80 HDX con il system gain che ha, con parabole da 60, che sono le parabole più grandi che possa supportare una qualunque radio in band, perché già sono difficili da puntare, no? Dato l'elevatissimo guadagno che hanno su queste frequenze. Per rispondere a questa domanda che è diciamo sottile e io con cuore tecnico non posso proprio dirla così, comunque la butto lì, 3,5 km. Con 3,5 km si ha un'ottima disponibilità statistica per trasportare i 10 gigabit, quindi non un po' colorata così, ma è vero, 3,5 km porto tranquillamente con la parabola del 60, ottima disponibilità 10 gigabit. Questo non significa che se magari mi bastano 5 gigabit posso ovviamente aumentare un pochino la distanza, così come se devo fare tratte più lunghe, tiri da 5, 6, 8 chilometri, in questo caso però consiglio di mettere sempre una microonda sotto, quindi con la soluzione multiband che abbiamo visto prima. Perfetto. Perfetto, ok, passo la parola nuovamente ad Alberto per le conclusioni su quanto può offrire appunto Advante come distributore a valore aggiunto di SIAE, Faimi e di tanti altri marchi. Quindi... Eccomi qua. Allora, Advantech, come vedete anche dall'immagine, abbiamo un magazzino ben fornito sia di antenne che di apparati radio, ma ovviamente come potete immaginare il magazzino non può essere infinito. Siamo disponibili in seguito a un vostro forecast anche non impegnativo a far giacenza di materiale per avere la pronta consegna. Quindi sentiamoci tranquillamente, fateci capire le vostre esigenze e noi cerchiamo di essere sempre pronti ed efficienti per fornirvi in tempo zero i prodotti che vi servono. Anche per avere preventivi economici senza impegno sui prodotti che abbiamo presentato, contattateci e siamo disponibili a farvi avere il miglior prezzo nel più breve tempo possibile. Advante, che per chiudere non è soltanto distributore di SIAE microelettronica, ma bensì anche di diversi altri brand, a partire da Cambion Networks, Stream, TP-Link e quant'altro vedete rappresentato in queste immagini. Vi ringrazio per l'attenzione, interrompo qua la presentazione perché sennò Antonella poi dopo ci picchia tutti per video. No, grazie. È un piacere ascoltarvi, cioè, voglio dire, però purtroppo i tempi sono così, magari è l'occasione per rivederci più spesso. Così. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Grazie. Allora, andiamo avanti con Radin.